Magnanelli per Missiroli, poi di prima Floro Flores, da questi a Berardi, di prima intenzione l'esterno sinistro, Zaza cerca la rovesciata, liscia il pallone, subentra poi nell'azione Missiroli con il petto, prova ad allungarsi la sfera che viene però intercettata dagli avversari, recupera Versalico lungo il versante di destra, parte il cross interessante, Zaza e la rete, Simone Zaza, il vantaggio del Sassuolo esattamente al quarto d'ora, splendida azione sulla testa di Versalico che ha messo in mezzo un pallone d'oro, un cross bellissimo per Zaza che ha anticipato tutti di testa, ha battuto Carnesis che era anche riuscito a intercettare il pallone, che ha terminato la sua corsa in fondo alla rete, è il quarto d'ora di gioco al Mapei Stadium, Sassuolo 1 Udinese 0, è il gol numero 7 in campionato di Simone Zaza. Occhio a Terò, Terò alla conclusione, il pareggio dell'Udinese, Cyril Terò al 26esimo minuto pareggia le sorti dell'incontro proprio sotto il settore dei 400 tifosi dell'Udinese, 1-1 tra Udinese e Sassuolo, dunque il pareggio di Terò rimette in linea di galleggiamento la formazione di Andrea Stramaccioni. Berardi che cambia gioco e chiama l'azione Longhi, dotato di un buon sinistro, ci prova Longhi, il sinistro, Carnesis si allunga e devia il pallone in calcio d'angolo, torna al tiro il Sassuolo al 40esimo con Longhi, tiro da quasi 35 metri con Carnesis che si è disteso, calcio d'angolo numero 6 in favore del Sassuolo, alla sinistra di Carnesis, Berardi e Floro Flores, si rinnova la solita scena quando il Sassuolo va alla battuta dei calci d'angolo, Berardi corto per Floro Flores, eccolo il cross dell'ex Udinese, ci prova Zazzi rovesciata, poi ancora Longhi, Longhi disturbato da Brighi, riesce ad allargare per Missiroli, parte il cross, Zazza colpo di testa, pallone sul fondo, palla gol ancora per il Sassuolo con Zazza che ci ha provato sul secondo palo, il cross di Missiroli ha schiacciato di testa ma non è riuscito ad inquadrare la porta, Simone Zaza, poi di testa Guilherme nel tentativo di mettere in movimento i compagni, poi Terò la conclusione esterno della rete con la deviazione da parte di Consigli, Consigli ha deviato la conclusione di Terò, insidiosissima, il pallone è terminato sull'esterno della rete, Floro Flores, Berardi, Berardi intercettata la sua conclusione da parte di Piris, intervento decisivo da parte del giocatore paraguayano che ha evitato il 2-1, ancora Matteo Brighi, poi Berardi di prima benissimo con l'esterno sinistro, Versalico, Zaza fuori di pochissimo, al volo stava per ripetere il gol segnato al Milan, Simone Zaza al volo ha impattato benissimo il pallone che ha sfiorato il palo alla sinistra di Carnesis, palla gol per il Sassuolo, Berardi con il sinistro, Floro Flores di petto, Zaza solo, Zaza, Carnesis, il miracolo, ma è stato miracoloso direi più Domizzi che con la punta del piede ha evitato la conclusione di Zaza a tu per tu con Carnesis, occhio a Widmer, Widmer, Bruno Fernandes fuori, fuori il diagonale di Bruno Fernandes da ottima posizione, colossale palla gol, ancora Guilherme in orizzontale, corto per Bruno Fernandes, una finta su Magnanelli, la conclusione, Consigli respinge il pallone che è girato all'ultimo istante, tra l'altro una conclusione maligna da parte di Bruno Fernandes, bravo Consigli ad allontanare, allarga bene Paolo Cannavaro e trova libero Versalico, va a chiudere Piris, ecco Versalico ancora, parte il cross sul secondo palo, Floccari di testa, Zaza non ci arriva, Berardi rimette in mezzo, palo, poi ancora la conclusione che viene allontanata dalla difesa dell'Udinese, palo di Berardi da posizione difficilissima, quasi in prossimità della linea di fondo, una conclusione, un pallone deviato che ha colpito il palo, mancano 35 secondi al termine della partita con Conè che difende un difficile pallone sul pressing di due avversari, Zaza porta via la sfera, Zaza è forse l'ultimo tentativo per il Sassuolo, Missiroli può servire corto Versalico, c'è Magnanelli in verticale, riceve palla il capitano del Sassuolo, all'indietro per Versalico, c'è poco tempo per il Sassuolo, 15 secondi al termine, Berardi è l'ultimo tentativo ma il Sassuolo non riesce ad andare in avanti, messa benissimo in campo, l'Udinese che copre ogni spazio, Conè di testa, Sansone alla caccia del pallone, poi finisce qui la partita dopo due minuti di recupero, parità al Mapei Stadium 1-1 tra Sassuolo e Udinese nel primo anticipo della 18esima giornata, Sassuolo che raggiunge la quota 24
la Fiorentina al nono posto in classifica, l'Udinese resta in scia a una lunghezza dai viola e dai neroverdi. Emiliani sale a quota 23 punti e scavalca momentaneamente l'Inter. Dunque le reti nel primo tempo al quindicesimo di Zaza, che aveva portato in vantaggio il Sassuolo, il pareggio dell'Udinese al 26esimo di Terò. Nel finale un palo colpito da Berardi, ma alla fine direi pareggio giusto.